Buonasera a tutti, buon lunedì, è finalmente scoppiata la primavera, per fortuna è una bomba che non fa nessun danno, anzi porta piacevolezza e serenità, speriamo a tutti quanti e comunque perlomeno l'inverno ce lo siamo lasciati alle spalle. Allora, sono Mirko Cortini, questa è la trasmissione di che cosa stiamo parlando. Ho un ospite con me che conosco da tanto, a me caro, si chiama Claudia Bartolotti, che è qui con me. Vuoi salutare Claudia? Buonasera a tutti. Niente, questa trasmissione è incentrata sulla sua attività in senso lato, nel senso che questa persona si occupa di arte a tutto tondo, ha anche un'attività ovviamente perché purtroppo di arte in Italia vivono pochissime persone, talora neanche nel palmo di una mano, è una persona di una grandissima energia che riesce a fare tantissime cose, io non so come, la invidio molto e che comunque si è interessata da tanto tempo, primariamente di poesia, ma non solo, ha fondato anche una rivista e un'associazione culturale che poi ci dirà. E io una cosa voglio ricordare, negli incontri che facciamo. Ci sono anch'io in questa associazione culturale da tanto tempo, qualche volta scompaio, poi riappaio, non sono sempre presente, però insomma ho sempre dato la mia attività a questa associazione, ci ho sempre creduto perché è fatta da persone che sono molto schiette e che vedono l'arte come una cosa libera e senza pregiudizi, questa è una cosa molto importante. Io ricordo questo del rapporto con Claudia. Quando tutti gli anni c'era questo incontro annuale di poesia che in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che è qui in zona, nelle nostre montagne, tutti gli anni ci si ritrova un gruppo di poeti e non solo, artisti, vari poeti, per un incontro annuale e il tema è la natura. E io devo dire che tutte le volte, ci conoscevamo non da tanto tempo, che lei mi proponeva l'argomento per come me lo proponeva, per come, insomma, poco dopo mi veniva voglia di scrivere qualcosa e poi magari qualcosa di valido, meno valido. Però insomma, non so, era il suo modo in cui mi proponeva le cose, era coinvolgente. Ecco, questa è una delle caratteristiche di Claudia che ha portato vicino a sé tante persone per la sua energia e per il suo modo con cui riesce a coinvolgerti. E questa è una cosa che ci tenevo a dire. Io con Claudia vorrei cominciare facendogli ricordare, non so, gli esordi un po' lontani nel tempo di una casa editrice con la quale ho pubblicato una prima silloge che si chiamava una casa editrice Forum Livi, se voleva dire due parole di questo e poi passare invece all'esperienza della radio, che non era una radio web, che lei ha fatto, che è stato un momento molto importante e coinvolgente. Cosa ci dici, Claudia? Del primo rapporto con una casa editrice strutturata, quindi con degli autori, come l'hai vissuta? Io ho conosciuto il professor Piccari, che era il titolare di questa casa editrice che si chiamava Forum Quinta Generazione, che aveva collegato, è stato il primo in Italia a pensare di avere un tipo di distribuzione di libri legato alla rivista. Per cui se ne parlò parecchio in Italia e di questo nuovo sistema. Lui amava molto la poesia e era riuscito a pubblicare tantissimi poeti, tanti poeti, direi che fra questi ci sono anche i maggiori nomi italiani.
tutti sono passati dalla Forum quinta generazione. Era una persona un po' particolare, che era professore appunto di letteratura, amante della poesia, che però ebbe quest'idea dalla casa editrice e riuscì a farne una cosa a livello nazionale. Non è cosa da poco. Da lì invece, ecco, questa esperienza con altri amici di questa radio che si chiamava Radio Flash, che ricordi hai, che ambientazione ti rimanda questa esperienza qua? Perché sicuramente è stato anche questo un accrescimento per tutti i tuoi interessi. L'esperienza alla radio è stato un accrescimento e un divertimento, bisogna dire. Avevamo deciso di fare una trasmissione che si chiamava Cantato e Scritto, in cui si leggevano delle poesie, venivano commentate e veniva abbinato alla poesia un cantautore. Quindi si sceglievano le canzoni più adatte alle poesie di un cantautore che era allora piuttosto in voga, e si leggevano queste poesie con commenti. Erano due persone a presentare, due giovani ragazze allora, che erano Anna Facciani e Grazia Zaccaria, e dietro di loro c'era il lavoro mio e di altri, perché intervistavamo prima il poeta, poi ci scrivevamo tutti i commenti e lo portavamo in radio. La radio era allora diretta da Giorgio Casadei Turroni, che fu molto disponibile ad accettare questa trasmissione, che poi ebbe un certo successo. Facemmo circa una ventina di puntate di questa trasmissione, si chiamava Cantato e Scritto. Poi smise, non tanto per mancanza di interesse degli ascoltatori che la richiedevano, quanto per impegni delle due presentatrici, impegni familiari. E anche questo succede purtroppo. Ecco, passando da questo, una cosa che ti sei inventata tu, Claudia, e che ha avuto un grande successo, che ha un nome strano, Il Dimenticario. Come è nato questa è una raccolta di autori e di poeti conosciuti e meno conosciuti, collegata con il diario annuale, un'agenda annuale. Spiegami meglio tu, che mi sono un po' perso. Allora, Il Dimenticario, che diamo a Cesare quel che è di Cesare, il titolo fu trovato da Anna Facciani. E l'agenda venne fatta dopo una riunione di un gruppo di donne che avevamo appena costituito, che si chiamava Ortica Donna. È un'agenda perpetua, quindi vale per l'anno in cui uno decide di usarla. Ed è ogni pagina ha delle poesie, che sono poesie degli autori delle tre province della Romagna, quindi Forlì, Rimini e Ravenna. Forlì, Cesena, chiaramente, Rimini e Ravenna. Ci sono autori che erano allora già noti, autori che lo sono diventati dopo e autori che non lo saranno magari mai. Ma noi decidemmo di mettere in questa agenda tutti gli scritti di chi aveva tentato di scrivere qualcosa in versi, purché appartenesse a queste province. L'agenda ha avuto molto Quindi anche in successo, dialetto. anche in Quindi dialetto, anche in certo. dialetto c'era. Sì, c'era anche in dialetto, ci sono poesie di persone molto avanti negli anni e di bambini anche, c'era poesia di una bambina, per esempio. Quindi non abbiamo rifiutato nessuno. Intanto che ce ne stavano, chiaramente, di Sì, poesie. perché parliamo 365 giorni, Sì. tre province, sono 130 autori per provincia, più o meno, All'incerca, più o meno, all'incirca. quindi. Cioè, 120, Sì, scusa, vabbè. 120 è qualcosa, sì. All'incerca. È che non è poco, insomma, voglio Ma dire è anche. di questa antologia, però, di questa agenda, scusate, volevo dire una cosa curiosa. Sì? Siccome in Ortica Donna c'era una psichiatra,
faceva parte una psichiatra di questo gruppo, lei la diede ad alcune delle persone che aveva in cura. E una di queste disse che apriva l'agenda, leggeva la poesia che c'era quel giorno lì e la usava come fosse un oroscopo. Beh, forse era più uno stimolo ad affrontare quella giornata, per prenderla per quello che è, a volte piacevole e positiva, a volte riflessiva, a volte che ti fa anche più pensare, perché la poesia non è tutto divertimento, è anche appunto riflessione e ripensamento, e a volte anche è segnata anche in qualche modo dal dolore, purtroppo, perché altrimenti sarebbe solo cose semplici, banali. Ecco, allora abbiamo parlato di questo Dimenticare, che tra l'altro sono state pubblicate più di 2000 2000 copie, copie. 2000 copie, quindi una cosa che sono state anche acquistate. Gli autori hanno acquistato perché era una bella idea, anche come idea regalo, perché oltre a se stesso e altri autori, magari amici o che si faceva un regalo anche ai propri familiari, che era comunque piacevole, insomma. Sì. E quindi ha avuto questo successo qua. Hai detto di questo gruppo Ortica Donne, e qui abbiamo già anticipato invece quello che è il nome della rivista, che si chiama rivista L'Ortica. Ecco, adesso ci racconti un po' la storia di questa rivista, perché è una rivista che tuttora da 20, no, più. Cioè, Più 30 anni. 30 anni, da 30 anni esiste sul mercato letterario, diciamo, non parliamo di marketing, però esiste come produzione letteraria da 30 anni, non è poco, perché è autoprodotta, perché le energie e gli impegni sono personali, sono soprattutto di Claudia, che segue anche tutta la parte grafica e di paginazione, e che quindi è un trimestrale, dico bene? Quando può. Quando può, trimestrale. Purtroppo, ecco, questo voi direte: beh, vabbè, qui si parla veramente di impegni, si direbbe, per dire una battuta, per amore all'arte, ma nel senso serio della cosa. Cioè, qui c'è coinvolgimento, e le persone hanno altri impegni, hanno altre attività, e non sempre si riesce a realizzare, ad avere una continuità come hanno certe riviste, che appunto riescono a pubblicare, a vendere in maniera regolare. Comunque, raccontiamo questo, che è un'avventura di questa rivista, che si chiama L'Ortica. Già il nome è pungente di per sé, e fra l'altro l'ortica è una pianta che ha tantissime proprietà benefiche, ed è questo forse il bello, ed è questo forse l'idea che mi sono fatto io, che mi è piaciuta della rivista, cioè una pianta benefica che ha tantissime proprietà benefiche, che però va presa per il verso giusto, perché è appunto urticante, e può pungere, ha una piccolissima dose di veleno. Da noi qui in Romagna, non so, in giro per il centro-nord, che occupa Radio Sail, vengono fatti degli ottimi tortelli con le ortiche, tanto per scendere sul gastronomico, che sono eccezionali. È solo una particolarità, almeno in Romagna vengono fatti. Quindi l'ortica rivista, ogni 3 mesi circa riesce ad uscire. E come è composta? Quali contenuti ha dentro, insomma? Allora, l'ortica che ha un sottotitolo che è Pagine di informazione culturale, perché vuol fare questo, informazione soprattutto. È composta da saggi,
articoli su personaggi della letteratura, recensioni e soprattutto ha una pagina centrale riservata alla poesia di persone che non hanno mai pubblicato un libro, quindi poesia inedita. Magari hanno pubblicato una volta su una rivista una poesia, ma non hanno mai pubblicato un libro, quindi è riservata proprio solo a loro. Inoltre ha delle pagine riservate alla traduzione di poesie che ci giungono dall'estero, perché l'Ortica non è distribuita solo in territorio nazionale, ma anche all'estero. Inoltre, Attraverso i circuiti delle biblioteche, immagino di circuiti delle biblioteche, ma anche direttamente a università, per università, esempio, beh, centri culturali, cose. o gente culturale che ce l'ha richiesta, Sì. gente, perché sono molto vari quelle all'estero. Per esempio, per dire una situazione particolare che ci è capitata proprio per la traduzione di poesie, è che l'anno scorso ci è arrivata una busta con delle poesie, una busta dall'America, con delle poesie in inglese in cui veniva chiesto, veramente non veniva chiesto niente, cioè, erano mandate all'Ortica. Noi le abbiamo tradotte e pubblicate. Quando è stato il momento di vedere da dove arrivavano, perché non avevamo nessuna notizia né dell'autore se non un nome, né esattamente da dove arrivassero, ci siamo accorti che arrivavano da una prigione, che questo era un carcerato, che ci aveva mandato le poesie e non sappiamo assolutamente come abbia avuto il nostro indirizzo, se non tramite gli altri centri culturali o università americane che ricevono la rivista e ne fanno notizia poi in giro. E anche questa è cultura, anzi, è un modo non solo per fare cultura, ma per fare un servizio sociale, perché la cultura è anche un grosso servizio sociale. Io mi fermerei un secondo, manderei un bel brano che ci sceglie il nostro caro Ugo, che è in regia che ci accompagna, e facciamo un attimo di break e poi dopo facciamo un po' una sintesi finale. Per concludere la trasmissione. Grazie. Ugo, ci sei? Batti un colpo, fammi. Ci sono, caro Miro, sono Perfetto. qua ed è questo è il brano. Lei è un'artista che abbiamo avuto il piacere di poterla intervistare qui su Radio Science, è Bloemen e questa è Beer Test. Un buon ascolto. Try to make my beer taste
keep saying nothing. I was trying to make my bill face better. Eccoci qua, ritornati alla nostra conversazione con Claudia Bartolotti. Io sono Miro Cortini. Di che cosa stiamo parlando? E stiamo parlando dell'attività, della iperattività di questa persona che, se avete ascoltato prima, tante cose fa e tante altre ancora vi raccontiamo che fa. Ma una cosa che mi riguarda, quando si preparavano queste letture che facevamo a questo premio che ha durato questo quanti anni, Claudia? Il premio è, quale dici, quello di Poesia e Natura? Poesia e Natura. Poesia e Natura è alla 27ª edizione. 27ª edizione, ecco, preparavamo le letture o comunque anche altre letture pubbliche, Claudia mi ha dato alcune dritte per l'impostazione della voce, per come scandire le parole, insomma mi ha insegnato un po' la dizione, un po' l'avevo anche io, però insomma mi ha aiutato abbastanza e questo per me è stato importante perché poi ho continuato anche da solo a fare anche cose mie personali, però insomma mi ha aiutato molto in partenza lei. Ecco, vogliamo parlare adesso abbiamo parlato della rivista, di Radio Flash, degli esordi della casa editrice Forum Quinta Generazione, prima ho detto Forum lì mi correggo, abbiamo detto cosa c'è in ogni rivista, di che cosa è composta. Scusate, adesso tocca a me la tosse e niente, e questo è proprio un'idea che ha costruito lei, che ha voluto fortemente, il Premio Nazionale di Poesia Città di Forlì, che è nato nel... Il Premio Nazionale di Poesia, non ti so dire l'anno, però so che quest'anno è la 15ª edizione. La 15ª edizione, quindi andiamo indietro di 15 anni, siamo nel 2003. Diciamo nel 2003, quindi è da tanto, e questo premio è iniziato con le proprie forze, in maniera così, con qualche difficoltà iniziale, organizzativa, tante, e però ancora continua e anche ha riscosso un certo successo, è la cifra identificativa di questo premio che fortemente ha voluto Claudia, è che per partecipare a questo premio non bisogna pagare nessuna cifra di sottoscrizione. Quasi tutti i premi in generale per pagarsi spese e gli stessi premi fanno in questo modo qui. Questa è stata una scelta voluta e chiedo a Claudia il motivo per cui lei ha tenuto duro su questo fino ad oggi. Allora, io credo che chi partecipa a un premio pensa di andare per vincere qualcosa, non per spendere. Questa è la prima cosa. Secondo, a mio parere, un premio serio è quello dove non si paga. Siccome noi volevamo fare un premio serio che in qualche modo fosse noto a livello nazionale anche ai personaggi della cultura più importanti, ho insistito molto che rimanesse così, un premio in cui non si pagava per partecipare. E questa cosa qui ha poi premiato anche noi, perché infatti la partecipazione è folta, è una partecipazione di qualità. E quest'anno abbiamo fatto la premiazione
proprio nella sala del Museo San Domenico e con tantissima gente, con i premiati che vengono da tutta Italia, infatti venivano da Sorrento, da Cuneo e ci tengono ad essere presenti perché considerano questo un premio serio e importante. Quindi siamo veramente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo citato i musei di San Domenico. I musei di San Domenico qui a Forlì sono musei importanti gestiti dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. In questo momento c'è in corso una mostra importante anche collegata con la chiesa di San Giacomo, che è stata ristrutturata, che è a fianco, e una mostra tra Michelangelo e Caravaggio del periodo e gli autori che hanno collaborato con loro. Quindi una mostra che a livello nazionale vi invitiamo a venirla a vedere perché è un orgoglio anche della nostra città. E niente, con questo io direi di passare alle opere di Claudia. Vuoi dire qualcosa? Io non voglio essere come l'intervistatore che richiede, lascerei due parole in libertà anche a te di come raccontarti, di come raccontarti a questo punto come autrice perché oltre tu hai scritto in poesia, hai scritto racconti e hai anche questa ultima attività che stai facendo di regia teatrale che ha un coinvolgimento di persone e a livello organizzativo veramente, veramente importante e sempre questo, sempre con le proprie forze che non sono finanziamenti grossi, è sempre fatto molto dal basso e questo, solo questo ha un valore. Perché continua nel tempo e questo lo garantisce una persona perché ci crede tanto, che è Claudia. Quindi lascerei un po' a te dire due parole su un po' il senso del tuo scrivere e due parole sulla regia teatrale e poi direi di concludere con un paio di poesie che abbiamo guardato insieme e con le quali vi salutiamo. Allora, partirei dalla regia teatrale perché io amo il teatro e mi diverto a fare la regia. Abbiamo fatto proprio una quindicina di giorni fa uno spettacolo teatrale qui al Teatro Testuoli di Forlì che si intitolava Ufficio Reclame, una giornata infernale ed era ambientato nell'inferno di Dante. Quindi siamo proprio reduci, freschi reduci dall'ultima rappresentazione teatrale. Per quanto riguarda invece il senso di scrivere, non so, ha un senso scrivere, perché partiamo di lì. È un po' difficile. Uno scrive perché se lo sente. Facciamo un piccolo rewind. Allora, Ufficio Reclami, Una giornata infernale. una giornata infernale, quindi ci sono persone, Personaggi. personaggi della Divina Sì, Commedia, è ambientato nell'inferno è dantesco, quindi ambientato tutto nell'inferno certo. dantesco, dove queste persone praticamente reclamano la posizione non corretta nella quale si trovano, e quindi chiaro, è tutto surreale, però direi che è abbastanza originale come mise in scena, come dicono i francesi, come messa in scena, perché appunto, non so, raccontami di un adesso io l'ho vista, mi è piaciuta. Non mi ricordo in particolare, Ricordiamo Francesca che Francesca di Paolo e si è Francesca. stancata di fare sempre quella scena con Paolo e vorrebbe tornare dal marito. Il suo reclamo è questo, perché dice ormai, insomma, sono passati tanti anni e non è giusto. E lei vorrebbe tornare dal marito. La cosa più interessante di questa scenetta di Paolo e Francesca è che si viene a sapere cose di cui non si pensa mai, che Paolo era sposato anche lui, non è che era
Non solo era sposato, ma aveva due figli. Quali due figli? Poi nel tempo uccideranno Gianciotto, il marito di Francesca. Quindi c'è anche un aggancio storico, si dà anche un'informazione storica alla fine. Certamente, certamente. E niente, e poi passiamo, Allora, se vuoi. passiamo alle poesie che io scrivo, non so con che senso, però le scrivo, ma non le scrivo. Cioè, ci lavoro parecchio attorno perché credo che anche scrivere sia un lavoro e vadano usati tutti gli strumenti come in qualsiasi altro lavoro, quindi grammatica, tutto quello che è metrica, eccetera, vadano usati quando si va a produrre un'opera, sia che sia in poesia, sia che sia in prosa. Vi leggerei dal libro, l'ultimo libro che ho pubblicato parecchi anni fa, perché non ho molto tempo di stare dietro alle pubblicazioni. Si chiama Ho perso il titolo, è stato tradotto in portoghese dalla È professoressa il titolo, Annabella. ho perso il Sì, titolo, è il titolo. dalla professoressa Annabella Ferreira, e porta in copertina un mio dipinto che si intitola L'urlo. Ecco perché non abbiamo detto, ma Claudia dipinge anche, ha anche fatto qualche mostra, però penso che nelle sue attività ormai si sovrappongono talmente tanto che alla fine lo spazio per fare alcune cose, alla fine c'è solo lo spazio per collegare un'attività a un'altra, ma non privilegiare una. Questo secondo me è un senso di grande energia, di grande volontà e sicuramente questo è il senso che voglio dire di questa, e per quello l'ho invitata. Abbiamo a che fare con Claudia, con una persona che veramente a livello di creazione di eventi culturali, di momenti culturali nella città, nella zona qui, ma non solo, con il premio che è diventato appunto ha un carattere nazionale, diciamo che sta lasciando un segno che io ho voluto cogliere prima di altri successi ancora più grandi che io vi auguro. Grazie. Allora, da questo libro, appunto, che si intitola Ho perso il titolo, leggerei Cassandra. Cassandra lo sente, lo sa che il vento è un amante impetuoso, arco gitano, ti penetra dentro fino al pensiero, coi suoi mutamenti graffia la mente, sussurra racconti e dona le voci di algidi sogni del dopo avvenire. E Cassandra grida dentro al suo vento. Nuova luna, attenzione ai cavalli, nella notte non sono sempre sinceri. Prima stella, state attenti alle armi, non sono sempre sicure. Alibi hanno e doppi inganni, ed il sangue non è sbavatura di un belletto alla moda. Il vento circonda Cassandra il suo tempo, li mette in cornice e forte li appende al grande ombelico del temporale. A lei svela dei lampi l'origine, dei tuoni le mostra l'eccitamento. Cassandra vede l'inganno dell'uomo, l'odio, la rabbia, il coltello e le mani che vanno senza seguire il pensiero. E vede il tempo perso per battere l'ora e il minuto perso per calpestare i passi di chi ti vuol superare, gli occhi di quello che appare nemico per un diverso colore o formato, perso a barattare la fantasia per possedere e non poter avere. Cassandra grida con toni di vento, diventa soffio all'orecchio degli altri, ma le sue storie sono bruma fuggente. Poi Grazie. concluderei invece con una poesia che è tratta da un volume pubblicato precedentemente, una silloge che si intitolava Soffiando, a volte si riesce anche a fischiare. La poesia è dedicata ai Blue Jeans. Jeans, din, jeans, James, jeans, James, din, jeans. Senza piega, scoloriti, meglio se con una toppa qua o là. So che tu non approvi, li consideri inadatti, vecchi, un poco malandati. È per questo che li porto. Se domani saranno sporchi, io li rimetterò.
meglio polvere sul culo che terra nelle idee. Guarda qui, si sono strappati proprio dove sono graffiata, come fossero la pelle, quella che io mi sono creata. Grazie, grazie Claudia. Questa ci lascia con un sorriso, però pensato, quest'ultima poesia, l'altra invece va risentita. Voi sapete che potete riascoltare, anche solo per il valore della poesia Cassandra, riascoltarla su YouTube da domani, che sarà in onda, e anche su Facebook, quindi da domani noi siamo su Facebook e su YouTube. Noi ringraziamo Claudia, non bastano le parole per dire che Claudia ha portato all'interesse, alla cultura, tante persone, è capace di raccogliere umori e interessi di tanti e di farli diventare qualcosa di vero, perché poi lo si sa, chi organizza qualcosa bisogna sempre coprire tutti quanti i buchi, oltre che avere le idee, poi l'organizzazione è sempre qualcosa che non è assolutamente semplice da realizzare, e c'è sempre qualcosa da mettere a posto, bisogna avere una grande, grande determinazione, cosa che Claudia Bartolotti, questa donna, questa artista, ha sicuramente. E quindi noi la ringraziamo di aver partecipato a questa trasmissione, e può darsi che ci rincontriamo in un altro momento, magari analizzando meglio i suoi testi e in una successiva trasmissione. E per ora davvero davvero grazie da parte di tutto il condominio di Radio Saius, tutte le radio collegate, e in bocca al lupo e buona fortuna per tutte le tue nuove iniziative che sembra che sgorghino come da una sorgente, non so come dire. Grazie. Io ringrazio voi e buonasera a tutti.